Dico, ma sì, dai, ma l'aquila non può succedere, perché l'aquila è l'aquila. È in moda manet, non si muove, e si muove, si muove. Ti cambia la geografia della città, perché viene giù un palazzo, tu ti ritrovi la via dopo, per 30 anni sei passato in quella strada, 22, 28 secondi quelli che sono, ti levano una strada, tu dici no, no, non è così. Cioè non mi puoi togliere una strada così, no? Perché quella è la strada dove io passeggiavo, quella è la strada dove io mi sedevo sulla panchina con l'amica mia per fumarmi una sigaretta, quella è la strada dove io ho dato il primo bacio, il secondo, il terzo, non cambia niente, tu me la togli, tu chi? Tu chi? Tornammo a casa con lei e dormivano tutti fuori. E Stefano mi dice, ma non torniamo, non torniamo. Ho detto, amore, ho detto, è finita, questa è quella forte che aspettavamo. Possiamo andare a dormire tranquilli, l'hanno detto tutti. Ci hanno detto che possiamo tornare a casa. Sì. Io all'inizio, io non lo so, se ho pensato che era un sogno, un incubo. Se non fosse stato che mamma urlava e che l'armadio stava per cadere, io forse sarei rimasta là a aspettare che finiva il sogno. Ma Stefano era accanto a te? Nel letto con mia madre. Ci eravamo improvvisati perché non c'era spazio. E mia madre, presto, i televisori, le cose. Non riuscivi a stare fermo. Non riuscivi a stare fermo. Cioè, tu dal letto non è che dovevi scendere. Tu dal letto sei caduto. Cioè, noi siamo caduti dal letto. Sei rimbalzato a terra direttamente. Una forza è. E il mostro che doveva uscire. Wow!
stavo in quella stanza, non dormivo, stavo sveglia perché la notte c'era stato il terremoto, avevo paura, sono andata a letto tardi e non dormivo. Quando è arrivato lo scossone, ma prima dello scossone c'è stato uno scoppio tremendo ed è partita una parete del salone, una parete molto grande, è partita come un foglio di carta. Io non vedevo nulla, non capivo quello che stesse succedendo perché poi tremava tutto, mi crollava tutto addosso, non trovavo la via d'uscita. Quando sono arrivata alla porta l'ho trovata sbarrata dalle pietre e niente, poi gli scossoni erano tanti e io cercavo in mano un punto dove potermi appoggiare, ma il terremoto mi spostava da una parte all'altra. Poi c'è stata una scossa rotatoria fortissima. E questa scossa mi ha sbattuta in un altro punto della casa, su un corridoio, non lo so, mi sono ritrovata sotto una trave. Poi dopo tanto è venuto un nipote, vedendo la tragedia e io che ero dentro, dicevano che stavo sotto le macerie, hanno messo una scala e dopo tanto sono uscita da quel balcone, sulla destra. E sono uscita, però mi sono trovata di fronte a una cosa che non si può descrivere, non si può descrivere. Ho perso l'orientamento, e mi sono bloccata, non sapevo più, non sentivo una voce, un silenzio che mi dava fastidio. Non si può descrivere, guarda. In un'altra dimensione mi sono trovata, ecco, in un'altra dimensione. E poi pensavo a tutti coloro che stavano sotto le macerie. Qui di fronte ci sono stati 12 morti, 6 qua e 6 là. E io sono salva per miracolo. Io fino a poco tempo fa, quando venivo per Cicoria, riuscivo pure a pregare. Adesso non ci riesco più perché non lo so. Sto arrabbiata pure con te. Perché se ci stai, se veramente esisti, cerca di farcelo capire. È morta la gente che non c'aveva neanche i bambini. Che c'entravano quelli? Allora, se c'è un motivo per tutto questo, faccelo capire perché non abbiamo... Io non ci ho capito niente. Pensavo che questa storia fosse... ci avesse dato la possibilità di essere un po' migliori e invece ci ha peggiorato. Io lo vedo a casa mia. Uno non va bene con quello che fa l'altro, l'altro non va bene quello che fa quell'altro, non va bene quello che fa la mamma, non va bene quello che fa il padre. Da piccola mi hanno imparato che non si muove foglia se Dio non voglia, ma se fosse veramente così sarebbe proprio tragico. È proprio lui allora che ci manovra, allora si sta piglia gioco di noi, che fa? Mio padre diceva che quando stai male te devi girare perché dietro di te ci sarà sempre qualcuno che sta peggio di te. E io a forza di girarmi mi sono torta il collo, però mo mi sono stufata. La gente non sa più dove incontrarsi. Adesso tutti al supermercato, si incontrano al supermercato. No, non ci capisco niente, per carità. Speriamo che succeda qualcosa, ma io non ci credo. Non ci credo proprio, non lo so. Questa è la Cicoria, io non ci capisco proprio niente. Mi dispiace proprio tanto, ma vorrei capirci qualche cosa di più, vorrei essere un po' più attiva, nel senso di poter fare qualcosa, ma non riesco a fare niente.
E allora, quando non c'ho, non posso fare niente, me ne vengo per Cicoria e predico. Mi posso sfogare a dire quello che mi pare, dove nessuno mi sente. Gli cani, su Tarramuto non gli ha fatto niente, ma gliene bevono. No, stanno i più bravi. Questo è che la strada mo l'hanno tolta lì, ma se uno usciva fuori moriva subito, perché le case si sono rovesciate tutte in mezzo alla strada. Non si vedeva se erano case o strada, qua era pieno. Stavo prima, stavo qua, sopra il sofà a vedere la televisione, qua era la cucina. E dopo se siamo andati, mia sorella ci è andata a dormire prima, qua. Sopra là, sono passate e siamo andati di là, mia sorella in fondo. Una camera, io stavo alla parte di qua, dove sta quel camino, alla parte di questa direzione qua, e quando ha crollato ho sentito la casa a fianco di sbrizzolarsi, mi sono alzato dal letto, ma ho fatto un passo e mezzo, ma crollata la volta e sono riuscito a liberarmi, per fortuna che il tetto non ha crollato. Quando fa la prima, fa la seconda, ripete anche la terza, io lo sapevo. E non ci sono dato peso. Sì, perché la sera prima fatto. Quando durante il giorno facevano delle scosse, però facevano scosse e finiva, massimo due volte. Però la seconda volta che ha fatto forte all'una, se dovete, questo rifà. E non ci si è dato peso, se no uno a presso un'altra si usciva, tutti quanti ci mettevano sopra il giornale, siamo salvati tutti. Le case purtroppo. Sono appassionato delle foto, io ho fotografato tutto, sia il paese sia la casa mia, e dopo ho pensato di fare un quadro che rimane chi viene appresso. Questo è prima del sisma però, questa, prima e dopo. Non si vede bene così? Sì, sì, la luce, si vede? Quindi tua sorella, così, tua sorella è rimasta qua? Mia sorella qua stava qua e è cascato tutto sto scivolo dal terzo piano, è andata sfortunata perché se stava qua non gli succedeva niente. È andato tutto sopra il peso, dopo si è accavallato il cordone che si è staccato e fino alle 5 mi ha detto c'ho il peso, se me lo liberi c'ho il peso sopra le spalle, ma non ce l'ho potuto fare perché... E questa invece è la casetta nuova? Questa invece è la casetta che ci hanno dato, mo, che la Croce Rossa ci ha fatto questa casetta che riusciamo a tirare avanti, insomma.
Mo pure è massimo, ci dobbiamo stare minimo sono 10 anni. Tu non le smetti quando embriachi di andare alla gente e dire che ci dobbiamo sposare il 28 maggio del 2011. Sta abbiando, perché non sei andate a casa, perché poi ti trovi la gente dentro casa. La gente te la punta, eh. Ti mangia gratis la gente. Vedi tu. O no? Anche perché se abbiamo detto a un bambino dobbiamo stare sposati da 3 anni. Quindi. No, ci vogliono 3 anni per le pratiche. No, devi avere 3 anni di matrimonio. Io so che ci vogliono. No, vabbè, forse per iniziare le pratiche, però comunque 3 anni devono passare. Cioè, penso che per iniziare le pratiche lo puoi fare subito, poi. Perché è come se tu dovessi assicurare che c'è un'unione, capito? Sì.